Allora, ho rifatto il capitolo per un attimo riprendere degli oggetti precedenti e rifacendo tutte quante queste mappe ho riscontrato un po' di problematiche nel scegliere delle spille adatte. Non riesco in questo momento a trovare un set di spille che senta totalmente mio, quindi sto riutilizzando le stesse spille che avevo nella sessione di prima. Allora, l'amico qua vuole che sconfiggiamo 6 nemici, però non ha detto di fare catena o singoli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Facciamo una catena da 6 e gliela diamo. Ci ho messo fin troppi tentativi per riuscire a farcela. Vi dico solo quello. Ci ho messo fin troppo per fare sta parte. È veramente terribile. E se ora il tizio qua si sveglia e mi dice non vanno bene, ti giuro, me ne vado. Vediamo. Volete superare questa barriera? Obiettivo raggiunto. Barriera eliminata. Wow, pillole attacco. Ne è valsa totalmente la pena. E siamo al 104 di nuovo. Perfetto. Questo vuol dire che finalmente possiamo passare da qua. In realtà, oh Gesù, ho appena realizzato che tutta questa parte qua, sto scontro qua di 6 nemici, potevo totalmente evitarmelo. Basta che facevo la strada all'inverso e tornavo dal tizio. Un PR, ce l'abbiamo. Obiettivo raggiunto. Barriera eliminata. Wow, un pancake. Che bello. Che bello, abbiamo ottenuto un pancake. Sto glitch incredibile. Abbiamo ottenuto un pancake. Santo. Comunque, l'amico Fritz qui, gli manca poco per salire di livello. Io buttaglielo magari su un barone d'argento lo farei. Però magari potrei anche comprare qualche altro oggetto giusto per farlo salire senza spendere l'ira di Dio. Perché a parte che ho comprato tutto, ho comprato uno di tutto da lui, compreso due di questi. Proviamo un attimo con la spilla. Sale molto lentamente. Vediamo se comprando un altro barone d'argento saliamo al massimo. Yes, wow, ne è valsa totalmente la pena arrivare al massimo dei livelli, eh. Io spero sempre che al massimo livello mi sblocchi qualcosa di bello. Però uniforme da ragazzo giacca, ottimo. Ne è valsa totalmente... Cos'è questa? È la zip. Fendente in uno spazio vuoto, gira groviglio. Colpisci uno spazio vuoto con un fendente per far apparire una catena che blocca tutti i nemici che tocca. E niente più niente meno tutto quello che già avevamo. Vabbè, cosa vuoi in cambio? La rubellite e la tafeite. Grazie. Mentre l'amico qua ha la polpetta di riso. Con, minchia, 30 rubellite, 30 morganite e 30 tafeite. Che fa? Aumenta l'attacco, la difesa e il coraggio di 10 e PF di 100. Ma ti dirò che in realtà non è neanche male. Ah, tra l'altro, ora nelle missioni ci dà anche, in questo qua che ci aumenta il coraggio di 50... per 4 da 10.000. Tecnicamente comprarlo ne costa 8 da 10.000, quindi è un guadagno. Questa qui non è male. Sai cosa? Io la prenderei. Non ora, non ora, ma la prenderò. Non ora perché voglio tenerlo. Cosa vuoi tu? Volete eliminare 4 riduzioni, ma se non concatenate 4 round non conterà. Ok, 4 nemici, niente di difficile. Ah, però aspetta un secondo. Questa qua blocca i nemici ma non fa danno. Ah, e allora fa schifo. Va bene, 4 round, niente di difficile. 1, 2, 3, 4. Chi sono i nemici? Ok, niente di... niente di impossibile. L'unico vero problema di ste fasi è che devi utilizzare continuamente le fusioni. Via da lì. Ecco qua. Devi usare le fusioni perché sennò non sopravvivi a tutti i round. Di qua. Ecco fatto. Crepaci. Via da lì. Perfetto. Finché poi sono sti nemici qua, non ho neanche troppi problemi. Il vero problema sono le rane. Può se... stronzo di una palla. Può sembrare una cavolata, ma le rane sono terribili. Quelle rosse e quelle gialle sono... sono il male, credetemi.
stavo diventando scemo per riuscire a superare l'altra area. Stavo diventando veramente scemo. Però sti nemici qua sono... Via da lì! Sono facili da tirare giù con beat e i fulmini e il fuoco. Via da lì con la palla. Beccalo! Oh, ste palle poi ogni tanto ti inseguono, ogni tanto vanno a cavolo loro. Via da qui. Perfetto. Oh, c'è ancora qualcuno? Eh sì. Via. Perfetto. Oh, via. Pensavo di aver preso il danno dalla palla. Perfetto. Curiamoci giusto per sicurezza. Abbiamo fatto, perfetto. Quanta roba abbiamo ottenuto? Ok, 25, 10, 25. Non male. Se avessi delle spille a livellare con tutti sti punti, veramente ne faremo un sacco. Livelleremo le spille in un attimo. Ti van bene 4? Obiettivo raggiunto, barriera eliminata. Bravo. Wow, il ramen con il manzo. Che bello, bravo. Più che altro quell'effetto lì di glitch mi ha, ecco appunto, mi ha un attimo destabilizzato. Sai che un Hirokame quasi quasi lo prendo, però una materia oscura, mi servono le materie ombrose. Proseguiamo. Ancora il glitch. Cosa vuoi? Allora, cancellati tutti i rumori di quest'area. Oh. Tutti? Quanti ce ne sono? 1, 2, poi 3, 4, 5, santo cielo. Ok, credo siano solo 6. Sono solo 6. Vabbè, se ci tocca farlo, facciamolo. No, mi sa che sono più di 6. Ah, beh, allora è facile così. Non mi devo neanche preoccupare della cura. Perché tanto... ci pensa proprio il nemico a curarmi e abbiamo una sincronizzazione velocissima con Beat così. Becca di questo. Però qualcuno deve morire. Qualcuno ha da morire, che io mi devo curare. Perfetto. Poi però la fusione... non la usiamo subito perché... ecco fatto. Non la usiamo subito perché a sto punto la uso al prossimo giro. Ecco qua. Via da lì. Via da lì. Perfetto. Vai Beat. Di qua. Dov'è il cursore? Ecco fatto. Dai che ci siamo. Ecco qua. Via. Ah, dannazione. Quella maledettissima Raven Ball fa un sacco di male. Soprattutto quando diventa così grossa. Va bene, uccidiamo tutto il resto. E abbiamo ottenuto. Yes, abbiamo ottenuto alto tasso di ritrovamento. 4 da 10.000 e 10 da ferite. Ok, devo vedere quanto sono con tutti i materiali. Allora, siamo 99 con tutto. Perfetto. Comunque io riproverei... sai cosa? Facciamo così. Facciamo così, aspetta un attimo. No, non posso, peccato. Volevo vedere se riuscivo a mettere una in secondario. Però... vorrei rimettere una che gratta. Vorrei provare a metterne una gratta per attivare. Oppure al posto di una da grattare potrei rimettere questa qua di colpire un nemico con un fendente. Questa qua non è male secondo me. Questa qui non è male perché fa questo colpo di fiamma che si dirama. Proviamo. Vorrei provare anche questa qui però. Vorrei provare anche questa. Tra l'altro queste due spille dicono entrambe la stessa roba. Un'epoca in cui tre regni. Questo secondo me è come altre spille che se le hai tutte e tre fa un effetto speciale. Obiettivo raggiunto. Barriera eliminata. Ok, coraggio plus. Dove siamo? Ah, Cat Street. Ottimo. Ho visto bene la figura. È un rumore.
è un rumore. Diamo da mangiare sti due poveri ragazzi. Tu beccati un altro di questi. Tu invece beccati un'iniezione di coraggio. Vediamo. Ci stiamo avvicinando ad Anekoma e secondo me ci sarà una boss fight. Il che non mi rende sicuro perché ho delle spille che non sono sicuro siano ottime. Non per noi almeno. Secondo me al posto di Anekoma c'è il rumore che stiamo vedendo. Signor H. Ah, invece no. Ehi ragazzi, per fortuna non vi hanno mandato fuori strada. E questa signorina sarebbe? Tipo, sono la demone più carina che esiste, Cocco. Cocco? Scusami, un demone? Sì, ma non un demone qualsiasi, cioè tipo la migliore. Ah, comunque, parliamo di cose serie. Presumo che voi ragazzi vogliate sapere cosa sta succedendo. O cosa ancora più importante, dove siamo? Io mi sono già perso, amico. Troppo complicato per te, ragazzo? No, no, solo sbrigati a sganciare la bomba, yo! Come desideri, vedete, Shibuya... Shibuya? È in realtà un rumore! Ah... Ok, questo è una cosa di trama interessante. Cioè, siamo all'interno di un rumore, quindi. Cosa? Eh? Shibuya, cioè, quale parte? Tutta. L'intero quartiere, tutto ciò che avete intorno è un unico rumore gigante. Ehi, cuffiette! Cosa? Tu capisci cosa sta dicendo, io? Più o meno. Cavoli, perché io invece no? Non è possibile che tutto il quartiere sia un rumore, no? Ma infatti, cioè, tipo, sembra incredibile. Voglio dire, lol, chi è che potrebbe mai fare un rumore così grosso? Un demone, uno piuttosto potente, tra l'altro. Ma da quando possono ricreare pezzi interi di città? Non possono, di certo non i demoni di livello standard. Non ne ho mai incontrato uno capace di cose simili. Fino ad oggi. Eh? No! Eh? Impossibile! Cosa? Non credevi mica di potermi fregare, vero? Aspetta, mica vuoi dire che è stata lei? Quindi tutta la gente e i luoghi che abbiamo visto erano parte dell'illusione. Qualcosa da dire a tua discolpa, signorina? Posso solo dire che tu sei un gran rompiballe. Cioè, tipo, ho pensato che qualcosa non andava perché non ti comporti come voglio. Ma credo sia perché il vero te sta ancora interferendo da fuori. Quindi per tutto il tempo ci hai mentito? Ci hai fregati, io? Sì? Voglio dire, non dovevate far altro che trovare l'uscita. E questo dove li avrebbe condotti? Come se te lo volessi dire, Sgorbio. Beh, allora dovremmo riuscire a farti parlare in qualche modo. Ah, ma che paura mi fai, Lemo. E poi non potresti fare niente neanche se ci provassi. Il tuo corpo è come una parte del rumore. Cioè, tipo, ho provato a fare le cose semplici, ma no. Non mi avete lasciato scelta se non quella di trascinarvi nel PS. Oh, altri rumori. E sembrano belli tosti, yo. Cazzo, quanto è grosso. Beh ragazzi, ho fatto tutto quello che potevo, il resto è in mano vostra. Dovete solo tagliare la fonte del rumore e tutto tornerà come prima. Ah, ma non la chiudi mai quella boccaccia? Cioè tipo, levati dalle balle. Poverino. Non ti preoccupare signor H, ce la possiamo fare. Speriamo. Sì, facciamolo cuffiette. Speriamo. Speriamo perché sto usando delle spille che non sono sicuro che vadano bene. Cos'è? Un elefante? Un tapiro? Che cazzo sei? Ok. Allora, mi danneggia anche solo muovendosi. Però, comunque... Via di qua. Cos'è? Dove siamo? Gran bel colpo. Questo per levarci di mezzo grandi quantità di nemici è fantastico. Chi è che si... Ah, io mi ero curato. Dicevo, chi è che si è curato? Via di qua. Perfetto. Ecco fatto. Bello lui.
pensavi, volevi. Via, via, via. Allora, vorrei riuscire a colpire prima che tiri di nuovo su. Via da lì. La nube, la nube, stavo dicendo. Colpisci? Neku! Ma porca miseria. Dov'è? Ma porca. Allora. Ok. Ma porca miseria. I fendenti. Porca miseria, Neku. I fendenti, perché non li fai? Dio mio, la sto veramente odiando sta cosa. Non vedo, so che sto colpendo qualcosa, anche se non so bene che cosa stiamo colpendo per ora. Perché non fai come porca di quella miseria, ti dico, Neku? Aspetta, qua sono scemo io, perché devo colpire un nemico con un fendente. Dai, a sto giro non è stata colpa del gioco, è stata colpa mia. A sto giro è stata colpa mia. Aspetta, usiamo la combo. Allora, ok. Dai, 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 dai. Allora, di qua. Questo via, questi via. Perfetto, dai che ci siamo. Via, ok, via. Via, perfetto, dai che ce la facciamo. Ok. Questo, questo, perfetto. 4.9, è già qualcosa. Tanto, ah no, pensavo non si spostasse. Oh, che dolore. A fare, vabbè. Colpisci, perfetto. Neku però, porca. Allora, così riusciamo a colpirli facili, pipistrelli. Qualcun altro? Dove siete? Allora, a sapere che avrei scontrato già un boss, non avrei di certo messo spille che non so come avrei usato, tipo queste due. Avrei puntato a spille subito più efficaci, magari. Però ce la stiamo cavando nonostante tutto, mi sembra, giusto? Perfetto. Più che altro è che sto coso qua ti ferisce anche solo muovendosi, quindi non è propriamente il massimo da sfidare. Ah, che palle sta nu. Via. Allora, quando fa la ricarica devi iniziare a muoverti. Via. Ok. Minchia. Via di nuovo. Ok. Vai, beat che. Ok, siamo riusciti a curarci. Oh. Perfetto. Allora, vorrei utilizzare la fusione sul nemico, cioè su come si chiama, sul boss più che sui nemici normali. Beccali. Perfetto. Ottimo. Ok, quella sfera lì è veramente fastidiosa, ha dei livelli terribili.
è veramente fastidiosissima, perché ti toglie uno sfracco di vita, anche se proprio neanche la tocchi, è quello il problema. Beccalo, bravo Bit, perfetto, siamo al 200%. Dov'è? Eccolo. Allora, perfetto. Ok, ok, ci siamo. Questo, perfetto, questi. Questo qua. Ok, questo, ottimo, grande combo. Questi qua, ottimo. Via. Ok, siamo a 6 per. Se non facciamo danno così, voglio dire. Oh, che palle, basta. Ah, ok, però. Ok. Ok. Bit, tu continua a colpire. Aia. Allora, dobbiamo stare lontano dai bordi. Dobbiamo stare lontani dai bordi quando fa il terzo attacco. Ok. Ah, dannazione, vabbè. Ah, di nuovo la Raven Ball. Madonna mia. Dove sono? Via. Madonna mia. Ste sfere delle balle sono di un fastidio veramente. Sono veramente di un fastidioso ste sfere. Via da lì. Ok. Dove sono? Curati. Perfetto. Curati di nuovo. Che nel momento in cui ci servirà da curarci, potremmo contare solo sulle fusioni da ora in poi. Sono l'unico modo che abbiamo per curarci. Dove sono? Dai, dai, dai. Vabbè, più di così non siamo riusciti a fare. Ok, curiamoci. Allora, via, via. Perfetto, via. Ok. Via questo. Poi via questi. Questo. Ah, ho sbagliato. Di qua. Perfetto, questo. Questo. Non sono riuscito a trovare granché di combinazioni, però almeno ma ci sono anche i rumori tabù, cavolo. Ok. Continua a colpire, Bit. Tu continua a colpire che io rimango a debita distanza per ora. Perfetto, siamo già alla linea verde. Yes, almeno ci restaura. Siamo alle fasi finali. Merda. Ok. Ho avuto la brillante idea di utilizzare l'attacco nel momento sbagliato. Proprio terribile. Ok, dobbiamo fare una grande combo qua se vogliamo ucciderli tutti e curarci. Ok. Dai, 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 abbiamo bisogno di un buon numero. Abbiamo bisogno di un grande numero qua. Ok, dai che ce la si fa. Dai che ce la si fa. 5 per.
Dovremmo riuscire a curarci del tutto. Dovremmo riuscirci. Ok. Perfetto. A questa distanza almeno riusciamo a tenerci lontani dai danni. Ah, che palle. Ok, però. Ok, di nuovo quello da tre. Via da lì. Ok. Mi dispiace per te. Via. Via, via, via. Ok. Perfetto, dai che ci siamo, ci siamo, ci siamo. Uccidi, uccidi, uccidi. Sì, ce l'abbiamo fatta, è finita. Madonna mia. Sto scontro in massimo dura un sacco. Dura un sacco di tempo. Il tempo è addirittura. Però abbiamo ottenuto, abbiamo ottenuto un'altra spilla bella. Ci credo. Allora, 20, 10, un'ombrosa, 5 morganiti e il Katun Nonjutsu, che è la palla di fuoco. Sai che... Beh, potrebbe essere interessante. Comunque, 10 minuti per uno scontro al massimo livello, senza averlo mai visto, con spille che... Diciamo che non è stata male. Poteva andare peggio. Aspetta, dove siamo io? Sembra Udagawa. Ma non eravamo adesso al bar di Anekoma? E cosa ci fa quella tizia ancora qui? Oh. Ora che abbiamo eliminato il rumore, credo che siamo finalmente tornati nella realtà. Pronto? Neku? Ah no, era... Neku, sono Shiki, stai bene? È la vera Shiki. Io sì, sto bene. Che sollievo, è solo che una delle cuciture di Mr. Miao si è strappata e ho avuto la sensazione che qualcosa di terribile stesse per accadere. No, solo un'altra normalissima giornata al PR. Ok, scusa se mi sono impanicata. A proposito di Mr. Miao, devo comprare della roba per appezzarlo domani, vuoi venire con me? Certo, perché no? Bene, allora ti mando un messaggio dopo, a presto. D'accordo. Ehi, cuffiette, ti spiace se faccio anch'io una chiamata? Ehi, Raim! Finalmente! So che la pazienza è una virtù, ma tutto questo aspettare mi ha fatto preoccupare. Oh. Raim, sei tu! Ditta, sì che sono io. Perché mi chiami dal telefono di Neku? Aspetta, quello non è il telefono di Neku. Neku c'ha il telefono viola e quello sta usando il suo. Raim, sei viva! Credevo te ne fossi andata per sempre, io! Potrei dirlo lo stesso di te. Dove cavolo sei sparito? È colpa mia, niente, ho avuto un imprevisto, tutto qui. Non importa. Ah no, era lei. Non importa, comunque sto ancora facendo spese. Vuoi venire con me? Ci puoi scommettere, aspettami che arrivo in un attimo, io. Ok, ci vediamo al parco. E vai, ce l'abbiamo fatta, io. Eh sì, sono contento che tu sia tornato normale. Ehi, che ne facciamo della ragazzina, io? Non possiamo mica lasciarla qui, no? Io, fai attenzione. Ti sparo, pezzo di merda! Cazzo! No, aspetta! Joshua! Ma ci ha sparato? Non ho capito! Ah sì, ci ha sparato veramente! E Joshua ci ha salvato. Salvato, ha sparato la tipa. Cosa è appena successo? Cosa sta succedendo? Ok, e questa è la scena iniziale, quella dei flashback, o delle visioni, come vogliamo chiamarle.
Troppo tardi è finita. Sembra che Shinjuku sia stata cancellata. Così parrebbe. Non pensavo che avremmo mai visto il verificarsi di una vera inversione. E così vicino a casa, tra l'altro. Proprio nel nostro giardino. Davvero irritante, dei rumori che appaiono nel PR. E la ragazza? E lei è la responsabile delle visioni di Neku? Quelle anteprime? Sì, lui deve in qualche modo esserci sincronizzato con lei. Che fortuna che sia riuscita a sfuggire dalla cancellazione. Chiaramente è una persona speciale. E non dimentichiamoci del nostro piccolo amico demone. Ci sono delle belle gatte da pelare in arrivo per noi. Questa è davvero la calma prima della tempesta. Non possiamo sapere cosa ne sarà di Shibuya. Ma questo ora è il loro problema, non il nostro. E Neku? Ma ora non mi serve più. Wow, che stronzo. Parla per te, nerd. Il gioco letteralmente non può continuare senza Neku. Cioè, lui mi serve. E per avere una minima possibilità, dovrebbe trovare una partner zettaforte. Aspetta. Se loro sono così desiderosi di combattere, possono venire qui e essere distrutti da novellini quali sono. Per nessun motivo noi perderemo. Con chi sta parlando? Ah. Ok. A new game begin. New 7 days. Allora, mi avete detto che questo contenuto si collega con Neo The World End With You. E ok, questo può essere un'anticipazione, ma non capisco. Congratulazioni, completato un nuovo giorno. Seleziona un altro capitolo dal menu principale per terminare questo capitolo. Fibbia del ragazzone, cappotto di faccia da P, jeans di faccia da P, cuffie di occhialetti, ciondolo della sorella. Mi hai sbloccato della bella robina. Fermi tutti. Andiamo in ordine. 100 PF, niente di eccezionale. Aumento SOS, aumenta l'attacco e riduce il danno subito dagli attacchi dei nemici quando Neku è in pericolo di morte. Ok, si può fare. Ripristina regolarmente una grande quantità di PF durante le battaglie. Ah, però, mica male. Gli occhiali con il naso, potenziamento agliellato. Il vaso, potenziamento CI. Potenzia le combe incrociate. I guanti, vediamo. Sincronizzazione più veloce. Accelera notevolmente la carica del tasto di sincronizzazione delle combe incrociate. Va bene, si può fare. La dentiera, potenziamento esperienza. Potenziamento esperienza. Sincronizzazione più lenta. Decelera notevolmente la carica del tasto di sincronizzazione. Perché? Perché dovrei scegliere una roba che mi mette meno sincronizzazione? Comunque abbiamo anche vestiti. Aumento SOS, resistenza doppia, 15 PF, potenziamento esperienza, resistenza alla respinta, ostacoli più durevoli. I jeans, carica sync Z. Quando il tuo partner indossa, il tasso di sincronizzazione salirà molto più velocemente, ma avrai molto meno tempo per maneggiare le carte fusioni. Non è praticissimo, non è propriamente pratico. Mentre la giacca, potenziamento, le combo incrociate. I vestiti di Z non sono male, Colpisci un nemico con un fendente. Sono tutte e tre da fendenti questo. Tutti dal basso all'alto. Ma che palle. Vicino al nemico di eseguire un avvastante attacco con salto. Sulla spilla c'è scritto all'epoca i tre regni. Scusami, come dovrei fare ad attivarle tutte e tre assieme se prima si attivano in ordine? A parte metterle secondarie, come capo lo faccio ad attivare tutte e tre? Quindi per ottenere i rapporti ci saranno sicuramente i nemici blu. Non ci sono simboli maiale da trovare qua. Va bene, ci vediamo allora col giorno segreto.